Ma di dove siete voi? Lui è cinese. Oh, l'ho visto. Ha capito. L'ho visto. È il più grande scrittore cinese contemporaneo. Rare volte ho sentito come adesso, caro Moyen, il grande dispiacere di non poter parlare direttamente a tu per tu. Quest'anno il premio internazionale Nonino è andato al cinese Moyen, 50 anni, scrittore di una fantasia imprevedibile, feroce e tenera, cantore dei drammi della Cina del Novecento, sceneggiatore di film come Sorgo Rosso e Addio mia concubina. Il suo viaggio in Italia, in compagnia della figlia, è stata un'occasione per conoscere da vicino un'altra campagna, quella di Ronchi di Percoto, in Friuli. Un grande scrittore si trova con una straordinaria potenza, espresso qualcosa da cui si sente coinvolti, che tocca la nostra vita. Le dita su e sì. Lui ha fatto il contadino prima di fare lo scrittore, lui. Sì. Se fai qualcosa, fallo bene, concentrati e non pensare ad altro. Era questo il criterio del nonno. I suoi attrezzi erano tenuti in modo impeccabile. Zappa, falce e vanga, lucidati alla perfezione, non avevano la minima traccia di ruggine. La falce di mio nonno era affilata come un rasoio e grande la sua abilità nel maneggiarla. L'erba che lui tagliava era pulita, senza fango. Che rapporto c'è tra questa attenzione alla qualità del lavoro contadino di suo nonno e la sua scrittura? Questo racconto parte da un'esperienza personale, perché andavo spesso nei campi a lavorare con mio nonno. In quell'occasione si levò un vento così forte che rischiammo di perdere tutto il raccolto. Era un fenomeno naturale che poteva influire seriamente sulla nostra stessa sopravvivenza. Questo mi insegnò a prestare una particolare attenzione a tutto ciò che si faceva, perché potevamo restare senza cibo e perdere tutto il frutto del nostro lavoro. Ed era anche una scuola di vita. Episodi come questo mi hanno insegnato ad avere attenzione verso le cose. Quello che ho scritto nella mia produzione artistica parte sempre da cose che ho conosciuto direttamente. Spesso rappresento persone che conosco, parenti, esperienze vissute. Negli anni Ottanta, quando ho cominciato a scrivere, il mio stile di scrittura era molto diverso da quello di altri scrittori. Facevo parte di un movimento di ricerca delle radici, ma era anche una scrittura d'avanguardia, di rottura con la tradizione. In questi 20 anni mi sono sempre mantenuto fedele a questa ricerca e quindi sento una distanza notevole fra la mia produzione e quella di uno scrittore urbano. Avevo la sensazione che l'espressione dei gatti, e dell'Ocelot in particolare, fosse in stretto rapporto con il sorriso di Dax Young. L'osmosi era perfetta. Condividevano la stessa natura. Erano compenetrati. Sembravano appartenere alla stessa categoria oscura. Quanto è importante per noi analizzare questa zona oscura e che cosa possiamo ancora imparare dagli animali? Io vengo da una provincia che è Gaomi, nello Shandong, che è anche la mia patria letteraria. Una terra molto povera, molto dura, ma anche ricca di animali di ogni genere, dai serpenti alle volpi, e animali che nell'immaginario contadino avevano assunto un ruolo magico. Ad esempio c'era la volpe che si trasformava in spirito, ma poteva anche darsi che questo spirito si ritrasformasse in essere umano. C'è quindi una compenetrazione tra umano e animale. Quando ero piccolo credevo che tutte queste storie fossero reali, che fossero davvero possibili, mentre col tempo, crescendo, ho scoperto che non erano vere, ma servivano come espediente della tradizione contadina per prendere in giro la società. Era come una rivalsa contro un mondo di durezza. È chiaro che c'è un legame con il problema più vasto della sopravvivenza di alcune specie animali, che nel frattempo sono andate scomparendo. Gli uomini hanno un limite nel comprendere la natura, mentre si sentono i padroni del mondo e intanto portano alla scomparsa di intere specie animali. Voglio sottolineare il fatto che non siamo i padroni del mondo, ma che dobbiamo tenere presenti e rispettare anche le altre realtà, quella delle piante e degli animali. 你们活动
Ah, c'era qui. È suo questo legno? Sì. Aspettate. Lei descrive gli attuali villaggi di campagna come sporchi e puzzolenti da far allontanare il cielo, dove arrugginirebbero persino preziose spade fatte di diamante, e dice che ogni volta che torna alle sue origini, al suo villaggio, non può fare a meno di provare un profondo sconvolgimento. In che cosa consiste questo sconvolgimento? Il mio paese natale è la fonte di ispirazione fondamentale della mia scrittura. Il paese che descrivo si basa però sulla mia memoria ed è un misto fra la realtà e la creazione della mia fantasia. Nella mia memoria il paese da cui provengo è un luogo ideale, molto bello, che oggi non c'è più. Infatti ogni volta che ritorno tocco con mano i cambiamenti, che sono stati numerosissimi, e verifico in questa natura, in questa campagna, una trasformazione in peggio rispetto a quella della mia memoria. Anche se i contadini vivono meglio, trovo una serie di aspetti per i quali i villaggi e la campagna sono peggiorati. E infine c'è un altro aspetto molto grave che continuo a sottolineare. La corruzione degli amministratori locali, che approfittano del loro potere per mettere tasse e gabelle di vario genere. Sono questi i tre aspetti che sperimento ogni volta che torno in campagna e che mi sconvolgono. Quanti anni ha questa? Più di 300 anni. Per decine di anni, che sembrano un giorno, file e file di persone dalla pelle rosso scura hanno fatto la spola tra i fusti del sorgo, come disegnando una rete. Essi hanno ucciso, saccheggiato e difeso lealmente il paese, muovendosi in una danza eroica e tragica che fa impallidire al confronto noi indegni discendenti e mi fa percepire chiaramente la regressione della specie che accompagna il progresso. Per spiegare questa posizione, bisogna che parli di qual era la situazione storica e sociale quando ho scritto Sorgo Rosso. All'epoca era stata appena decretata la fine della rivoluzione culturale. La Cina usciva da un periodo di oppressione politica e di negazione della libertà individuale. Quindi, ad esempio, le condizioni di vita dei contadini, che sono i miei soggetti preferiti, era molto dura. Non c'era libertà di parola. E quindi, addirittura per andare a comprare dei prodotti che servivano per la campagna, bisognava chiedere il permesso per spostarsi da un villaggio all'altro. C'era una situazione di autocensura, di autocontrollo, in cui la gente si reprimeva da sola. Quando questa fase è terminata, c'è stata anche una liberazione del pensiero, e nello scrivere un romanzo volevo mostrare qual era stata in precedenza la natura del popolo cinese, e dire che a confronto degli antenati, persone di polso, gente di coraggio, gente forte, oggi c'è stata una decadenza. Quindi l'idea era quella di dare una descrizione della società com'era, per cui la gente desiderasse tornare ad un certo tipo di natura coraggiosa e forte, e quindi liberare se stessi e rivitalizzare questo spirito nazionale. Sentivo necessario ricominciare a dire quello che si pensava e avere il coraggio delle proprie idee, cioè non vivere come bestie da soma, come eravamo stati ridotti. Lei rappresenta uomo e donna come due mondi profondamente diversi, quasi separati da un muro, tranne in pochi casi non c'è comprensione tra uomo e donna, oppure il rapporto è ridotto alla relazione madre-figlio. Lei pensa sia possibile in futuro in Cina un dialogo tra uomo e donna? Effettivamente nei miei romanzi il rapporto fra uomo e donna è come è stato descritto. E questo è legato alla mia esperienza in campagna, dove vigeva una morale estremamente conservatrice, quindi confuciana, molto dura. Lì, secondo questa morale, le donne non hanno diritto di parola e sono sostanzialmente uno strumento di lavoro. Attraverso questi personaggi così eroici, queste madri e donne che sfidano l'autorità pur di proteggere la vita o i figli, ho voluto offrire degli esempi in controtendenza, delle figure eroiche che cercavo di suggerire per controbattere questa arretratezza e disparità nella posizione della donna nella società dalla quale provenivo. Soprattutto era una società dove non c'era amore. I matrimoni erano combinati e l'amore, se c'era, poteva venire dopo che una coppia era stata forzata a mettere su famiglia.
Oggi probabilmente tutto questo si sta trasformando, visto che c'è una maggiore libertà di scelta tra uomini e donne. Quindi ho un'idea positiva del futuro. Mo Yen non è il suo vero nome. È uno pseudonimo che significa colui che non parla. Nei suoi romanzi appaiono a più riprese personaggi muti o che, nelle situazioni più difficili, scelgono di non parlare. Io preferisco non dire nulla. Che devo dire? Non lo so nemmeno io. La sua gola pareva ostruita da un corpo estraneo, perché appena pronunciava anche solo una breve frase, allungava il collo come un uccello. E nelle pause, tra una frase e l'altra, emetteva degli strani suoni, non umani. Nei miei testi ci sono spesso persone che in situazioni difficili non parlano. Ci sono molti muti. Quando ho scritto questi libri non mi ero reso conto che c'erano tutte queste situazioni di rifiuto o impossibilità di parlare. Ci penso adesso che lei me lo fa notare. Perché ci sono, mi chiedo. Penso che questo abbia un collegamento con l'epoca della rivoluzione culturale, quando parlare era molto pericoloso e dire cose sbagliate poteva portare molte difficoltà e molti guai alla famiglia. Per cui i miei genitori mi chiedevano di parlare poco, di non dire certe cose, di trattenermi. Penso che questa sia la realtà che sta dietro alla scelta di chiamarmi con questo nome.